bella, bellissima storia di solidarietà quella che arriva da Exeter, Ontario, dove, nonostante il brevissimo preavviso, un'intera comunità è riuscita a esaurire l'ultimo desiderio di un concittadino, il 78enne che vedete nella foto. E c'è riuscita, lui era incredulo, senza parole, di fronte alla sorpresa che certamente non si aspettava di ricevere. Si chiama Harry Powell, e come riporta il Corriere della Sera, aveva espresso il desiderio di cenare con la sua compagna, andare in giro per Exeter per vedere la città vestita a festa, e fermarsi da qualche parte ad ascoltare i canti natalizi. Probabilmente l'ha sempre fatto in occasione delle feste, ma quest'anno, purtroppo, è molto diverso. Harry, infatti, sta morendo. Ha un cancro terminale ai polmoni, ed è quindi molto probabile che non vedrà un altro Natale, non avrà la possibilità di respirare l'atmosfera di festa che si respira nella sua città. Punto cresciuto nell'area urbana, attualmente Harry è sottoposto alle cure palliative presso la Queensway Nursing Home di Ensole ed è stata proprio un'infermiera di quella struttura, Margaret Sutherland, a far sì che il 78enne potesse ascoltare i canti natalizi attraverso un passaparola sui social network. E così, malgrado un preavviso di poco più di 24 ore, la comunità di Exeter si è mobilitata immediatamente per esaudire il desiderio di Harry. Abbiamo tirato insieme tutto in meno di 30 ore, ha poi raccontato l'infermiera della clinica dove è ricoverato Harry, perché tutti volevano che l'ultimo Natale del signor Tal fosse assolutamente memorabile e a un certo punto si è messo pure a nevicare, rendendo la serata davvero magica. Hanno risposto al suo appello quasi 300 persone, molte delle quali sconosciute, che hanno regalato al 78enne il Natale che voleva. I concittadini di Harry si sono riuniti nel McNaughton Park di Exeter e li l'hanno accolto sulle note di Silent Night e Jingle Bells. Harry era incredulo ed emozionatissimo. È stata un'autentica sorpresa, ha detto ai microfoni della CTV London, perché non ho mai avuto niente di simile in tutta la mia vita. Non me lo aspettavo e non riesco ad esprimere a parole quello che sto provando, ma questo gesto significa davvero moltissimo per me e posso solo ringraziare tutti per essere venuti fin qui.